Benvenuta e benvenuto a SHE, la rubrica che si occupa di sport, health and experience, nella quale ti darò tanti consigli utili, tanti consigli pratici per vivere in maniera attiva e in buona salute. Oggi ti faccio conoscere una nuova ospite, si chiama Sara Testa, è una personal trainer e insieme ci spiegherà una parte fondamentale del nostro corpo, il core. Ne abbiamo sempre sentito parlare, ma Sara ci spiegherà tutto, come funziona e come si allena. Andiamo a conoscerla che ci sta già aspettando. Volkswagen. Ciao Sara, benvenuta. Ciao Laura, ciao. Benvenuta piacere. A SHE. Grazie, grazie. Staremo insieme per qualche puntata e parleremo di tanti trucchetti che ci insegnerai tu per vivere in modo attivo e allenarci a casa senza però passare ore e ore e ore a sudare, giusto? Esatto, esatto. Cose concentrate, giuste, partendo da una zona principale per andare poi a fare tutto il resto. Zona principale, iniziamo oggi a parlare del core, parola che si sente sempre, ma dobbiamo andare a approfondire. Che cos'è il core? Il core fondamentalmente è la parte centrale del nostro corpo, quindi la parte quella che noi chiamiamo addominale, ma non contiene soltanto gli addominali, perché contiene anche nella parte posteriore la colonna vertebrale, nella parte in basso il pavimento pelvico, nella parte in alto il diaframma. Però è la zona centrale, perché da qui parte tutto. Però centrale non vuol dire solo allenare gli addominali quando no. Si parla di core, giusto? Esatto, esatto. Quando si parla di core significa che tutto quello che è movimento passa attraverso questa zona, quindi di conseguenza tutto quello che noi facciamo allena il core, ma il core allena anche tutto il resto. È un po' un gioco delle parti. E all'interno del core ci sono tantissimi organi, tantissimi. Quasi tutti quelli più importanti. Esatto, dentro il core ci sono i visceri, quindi i reni, il fegato, la milza, lo stomaco, l'intestino, l'utero per le donne. È una zona dove durante l'arco della giornata c'è talmente tanto movimento che per esempio i reni nell'arco di una giornata fanno più o meno 12 km, come se camminassero per 12 km. Addirittura? Sì, esatto. Partiamo dalla parte pratica, come allenare questa parte fondamentale del nostro corpo. Esatto, anche se bisognerebbe dire che forse è meglio come non allenarla, perché spesso si parte da esercizi che non sono quelli adatti per qualsiasi età e ovviamente per qualsiasi genere e da lì purtroppo si fanno dei danni, mentre invece noi andiamo oggi a sottolineare che c'è una cosa importante da fare grazie alla quale si fa meglio l'esercizio, quindi beh, l'esercizio rimane quello ma con un trucchetto. Sono curiosa. Okay. Iniziamo, andiamo. Ok. Sara, iniziamo. Allora, okay, abbiamo detto che ci sono cose da non fare. Partiamo, esatto, dagli addominali. Quindi quando iniziamo ad allenare gli addominali, che fanno parte appunto del core, cosa dobbiamo fare? Che cosa non si deve fare è proprio il tirar fuori la parte dell'addominale. È un gesto che si fa normalissimamente, sì, ormai siamo abituati a farlo così. Un esempio, quando si fa il crunch, che si viene su con le spalle, sì, la parte della pancia esce. Questa è una cosa che non bisogna fare. Non ci ho mai fatto caso. Purtroppo è così. E quindi bisogna assolutamente correggere questa postura, diciamo così, iniziale, sì, con la respirazione, che è fondamentale. Quindi con la corretta respirazione diaframmatica si fa sempre il crunch, ma la pancia deve andare verso l'interno e non verso l'esterno. Quindi prima cosa la respirazione da applicare a tutti gli esercizi ed allenamento per questa parte centrale, il perno del nostro corpo. Assolutamente sì, la respirazione è fondamentale perché grazie alla quale si evitano iperpressioni. Noi abbiamo questa zona che viene appunto allenata, allenando gli addominali si spostano, si contraggono, si allungano, in tutto ciò però noi non dobbiamo creare altra pressione di quella che è già esistente durante l'esercizio. Quindi dobbiamo far sì invece di creare uno spazio libero dove l'addominale si muove. E per intenderci, se eseguiamo gli addominali o gli altri esercizi per il corpo, come presumibilmente li ho fatti io fino a ieri, anch'io, perché da oggi anch'io. Cosa succede se li eseguiamo in questo modo scorretto? Nel modo scorretto, a lungo andare, rischiamo di avere prolassi, rischiamo di avere ernie, rischiamo di avere dolori lombalgici. Fare male una zona, un esercizio, porta poi, come dicevamo prima, è tutto collegato, rischiamo di avere poi anche magari la postura scorretta, le spalle in avanti e quindi i dolori che poi arrivano anche fino alla cervicale. Sara, dovevamo conoscerci prima, secondo me. Iniziamo. Sto okay. Seduta? Allora, sì, rimaniamo sedute, sì, ci giriamo, sì, e ci mettiamo con le gambe incrociate. Allora, la prima parte è perfetto.
Quando incrociamo le gambe, le ginocchia devono rimanere sollevate, quindi non in posizione yoga, diciamo così, quindi le ginocchia non devono essere a terra ma devono essere sollevate. Se non ci riusciamo, possiamo usare una cintura, per esempio, di un accappatoio, ma direi che noi siamo perfette così. Più di così non vanno. Assolutamente. La schiena rimane dritta e dobbiamo fare finta che qualcuno ci tiri verso l'alto da questa parte della nuca, quindi è un tirar su la schiena. Per me è come se qualcuno mi tirasse dalla coda, per te è come se qualcuno ti tirasse da questa parte, esatto, così abbiamo la schiena perfettamente allineata. Sì. Se è più comodo possiamo mettere una mano sulla pancia in maniera tale da sentire il movimento, perché dobbiamo andare a capire che cos'è la respirazione diaframmatica. Ok, quindi inspiriamo dal naso, che cosa significa? Che l'aria entra, arriva fino a qua dove c'è il diaframma scende, il pavimento pelvico scende, e quando invece dobbiamo espirare è tutto il contrario, parte dal pavimento pelvico, quindi da questa zona bassa tu devi tirar fuori l'aria, quindi schiacciando, se vuoi, aiutandoti a schiacciare, diciamo idealmente l'ombelico verso la colonna vertebrale, sì. E l'aria fuoriesce in automatico alzando il diaframma ed esce dalla bocca. Non tenere la bocca chiusa, cioè quando espiri fai proprio... Lascia andare e senti proprio la pancia che va sempre più verso la colonna. Okay. Proviamo. Quindi, inspiriamo dal naso, lasciamo scendere l'aria e adesso espirando, partendo da sotto, tiriamo fuori l'aria. Con la pancia che va verso la colonna vertebrale. Quindi spingo l'ombelico verso la colonna. Verso la colonna. Ripartiamo. Ripartiamo. Quando inspiri tu devi proprio sentire la pancia che leggermente si gonfia. Leggermente. Perché si gonfia? Perché il diaframma scende, okay? Ok? Quindi tutti i visceri di cui dicevamo prima devono andare da qualche parte, quindi la pancia leggermente va in fuori per forza. Vai, riproviamo. Okay. Quindi inspiriamo, la pancia si gonfia leggermente, trattengo un attimo e quando espiro... Prova a sentire se lo faccio. Adesso lo faccio. Ok. Allora, la schiena è perfetta. Sei in autoallungamento. Quando vuoi, inspira. Vai ancora, ancora, ancora. Ne hai. Perfetto. Spingo fino in fondo finché non ho finito l'aria. Finché non hai finito l'aria, esatto. Ho capito. Perfetto. Questa è la respirazione diaframmatica. Questo è quello che dovresti fare sempre. Tu dovresti respirare sempre in questo modo. Anche perché la respirazione che si fa non diaframmatica, quindi quella toracica, è una respirazione che rimane fino qua. Cosa significa? Significa che tu trattieni il diaframma, non lo usi, e tra l'altro crei poi tutti i dolori qua di cervicale, stress, rimane tutto qua. Quelli per esempio che fanno le scale, che hanno il fiatone dopo 5-6 gradini, sono persone che non riescono a respirare diaframmaticamente, quindi respirano col torace. Rimane tutto qua, non scende l'aria, e dopo 3 gradini hanno... Non c'entra essere sovrappeso, in gravidanza, non c'entra niente, sono persone sanissime che dopo 3 gradini hanno il fiatone, e perché rimane qua l'aria. Invece tu dovresti, noi dovremmo tutti i giorni fare questo tipo di respirazione, che all'inizio è difficile perché non la facciamo sempre, ma a furia di abituarci vedrai che ti verrà molto più Quindi naturale. Mi assicuri che se continuiamo ad allenare questa respirazione, che poi dobbiamo applicare appunto agli esercizi che abbiamo detto prima di allenamento, diventa automatico. Diventa automatico e facciamo quello che dicevamo prima. I visceri si muovono, hanno un automassaggio, se hai problemi ad andare in bagno, se hai delle stipsi per esempio, col fatto che tu respiri correttamente col diaframma, porti giù sull'aria, vedi proprio questo movimento, fa questo movimento la tua parte del core, va giù e su, quindi l'intestino viene massaggiato, lo stomaco viene massaggiato, i reni vengono massaggiati, sempre, è un continuo movimento e quindi tu non hai più problemi né andare in bagno, né respiratori e tante altre cose. Questa cosa è fondamentale, Sara. È interessantissima, è davvero una cosa da applicare, e per tutti, anche per i non sportivi, perché non sportivi, tutti respirano e quindi tutti dovrebbero imparare a respirare in modo corretto. Assolutamente, sì. Allora Sara, ne faccio un ultimo, controllami se faccio tutto bene. Ok, allora partiamo sempre dalla postura, quindi la schiena è sempre dritta, ricordati come se qualcuno ti tirasse da qui, quindi avvicina un pochino il mento al petto, esatto. Quando ti senti pronta, inspiri. Parti dal basso e chiudi e tiri fuori l'aria. Esatto.
Sara, in questa prima puntata abbiamo visto che cos'è il core, da quali muscoli è composto e quanto sia importante. Però per allenare questi muscoli bisogna respirare bene, respirazione diaframmatica. Esatto. È fondamentale capire, secondo me, che c'è una divisione fondamentale nel nostro corpo, la parte alta, la parte centrale e la parte bassa. Nella parte alta noi parliamo di, se vogliamo, di scatole, così è più facile. Nella parte alta ovviamente noi abbiamo un contenitore che è quello della testa, del cranio, che deve contenere ovviamente il cervello, quindi è una zona molto rigida, deve essere rigida. Nella parte più bassa troviamo il torace, che è una zona... Non ho capito se dovevamo camminare, sei andato indietro? Scusa. Nella parte più bassa troviamo il torace, che è una zona rigida, ma molto meno rigida della parte ovviamente craniale. Infatti i polmoni si possono muovere perché la parte toracica si allarga grazie alle costole, quindi c'è un po' di mobilità in questa zona. Nella parte più bassa, che è quella del core, che è la terza scatola, esatto, qui c'è una mobilità fantastica. Abbiamo detto che tutto si muove, i visceri sono ovviamente attaccati, non è che girano nel vuoto, però sono attaccati tra di loro con tendini, varie strutture tessutali, ma non sono chiusi, non sono costretti, quindi c'è movimento grazie all'aria. Quindi tramite la respirazione noi in questa zona abbiamo un continuo e costante movimento. Quindi diciamo che la terza scatola è quella più mobile? La più mobile in assoluto. Quella che varia volume, quella che si può anche, per esempio nelle donne, può accogliere anche più di una vita, quindi aumenta di volume. È quella che purtroppo aumenta di volume anche in caso, per esempio, di obesità. Quindi quando noi ingrassiamo, ovviamente dove ingrassiamo, una delle zone più mobili è quella della pancia, che cresce, e poi quando dimagriamo torniamo a essere di nuovo più fit, diciamo così, e quindi senza ovviamente però togliere nulla ai visceri, che continuano ovviamente a lavorare. Quindi parleremo di mobilità, ma in un'altra puntata. Sara sarà ancora con noi, continueremo a dare consigli utili e pratici e dei trucchetti per allenare le parti fondamentali del nostro corpo. Esatto. Ci vediamo nella prossima puntata. Se avete commenti, dubbi, scriveteli sotto nei commenti e risponderemo insieme. Se volete approfondire ancora di più l'argomento, andate sul nostro sito enduchannel.net. Grazie Sara per essere stata con noi, non vedo l'ora di rincontrarti. Grazie. A presto. A presto. Ciao.